Ragazzi, arrivo subito. Allora, Fubbe. Dimmi, bro, ma dov'è l'ospite di oggi? Esatto, l'ospite di oggi è qua nel backstage. L'hai fatto aspettare mezz'ora, ok? È in Boh, con già è. Quindi finisciamo oggi. Esatto, finisciamo Possiamo fare adesso. che invece di 4 ne faccio 2 domande allora. No, tu inizi a fare domande, poi vediamo un attimino col tempo. L'altra Era volta qualcuno. c'era Berta che c'era Mambo e Boro, lui ha fatto delle domande. Si tantissimo, ok? E quindi ha delle domande per lei, ok? RSHC, non so che sia, non chiedetemelo. Rispiegaci di nuovo il format. Responsive play. RSHC, rispondi se hai coraggio. Vabbè, ce l'ho quasi. Tipo fai delle domande strascomode. No, scopo, domande che mi sono venute, le prime domande che mi sono venute in mente, non sono neanche troppe, tranquillo. Ok, pa parla solo Fube con calma. Vai. Vai, Fube, prova. Vado? No. Ciao Robertic, c'è qualcuno che si azzarda a dire, non so come gli venga in mente tra l'altro, che hai cambiato più fidanzati che cantanti. Come risponderesti a queste Oh, una persone cosa, no. Una che cosa. Aspetta, più fidanzati che cantanti? Sì. Beh, io non è che tante, tipo che sono anche una playlist di Spotify, mi ha fatto molto ridere. Ah, nel senso, se volevi rispondere, confermare questa cosa E cosa devo oppure. dire, raga? No, nel Cioè. senso, è vero o secondo te o è Ma che sbagliata? domanda Insomma, è? Allora, tante sono cose. curioso di saperlo. No, tante cose che si leggono sul web sono vere, altre no. Comunque, in Quindi ogni hai avuto. caso. Oh, ciao! Vabbè, continua a fare domande, Fubè. Ma vediamo A se riesce a parlare ora. proposito di Nicki Savage, entrerei con la terza, la seconda. La tua nuova fiamma, non sapevo fosse qui, si chiama Nicki Savage, che salutiamo tra parentesi. È un rapper che vive a Milano, canta canzoni di trap, porta sempre degli orecchini con delle perle, ha il collo tatuato, fa il rapper ed ha i capelli neri e ricci. Tony F ti aveva ghostato su Instagram? Bella. Puoi anche non rispondere, se Aspetta vuoi. un attimo, che per me. Berta? Aspetta, non ho visto se era tarantola. Si crasha tutto, ragazzi. Vabbè, capito, ma non si può fare così rosso, però. Ma non è colpa mia, bro. Risponde Niki. Nick, cosa deve rispondere? Risponde Niki, vediamo. Vabbè, Io? a te va, funziona? A me? Ma Sì, io funziona sento tutto, se io tutto. sono dentro, sì. Io lo sento bene, Nick. Se senti, non ti si blocca nulla? No. Come fare, zii? Però è il mio telefono, Tony. raga, non lo so. Cioè, sali su, torna a casa e lo facciamo insieme. Non lo so. Dai, fate così, ritornerò dopo con le domande allora. Va bene. Vai, aspetto assieme, ragazzi. Ok. Fubbe, allora, però io ti do la Non è possibilità di normale, nuovo di dai, su. fare. Prima o poi ti Ti ammazzano di ammazzano di botte botte. in giro. Ti Ho capito. Vabbè, però ammazzano. è il rischio dell'artista, Possiamo sapere la onestamente. Mi prossima assumo domanda questo. noi? Aspetta, la devo trovare. Ah, No. questa domanda era sua, era diciamo. Però non te la spoilero, la facciamo a lei direttamente. Ok, ci siamo, Berta, eccoci qua, vai. Siamo pronti? Perfetto. Roberta, diciamo che la tua immagine per la generazione Z è quasi un'icona. Anni fa hai pubblicato un calendario bellissimo, hai scritto la storia del web con il Partito del Piccione, hai fatto un successone con il tuo corso per il Booty Pump, hai portato il twerk in Italia, l'hai sdoganato, ma a Medio Pettinato te lo sei mai scopato? Mai. Mai. Ok, no. Posso vedere la Purtroppo faccia è di la Niki? sfida che manca. Ah, era la mia curiosità, cioè lo volevano sapere tutti. No. No, mai, è il mio migliore amico. Non è mai successo Perfetto, nulla. no. Cosa stai facendo? No, scusa, aspetta, ospite, voglio inserire Angelica. Comunque, vabbè, no, comunque, ok, prima. Oh, chiuderei con l'ultima domanda. Diciamo che c'è gente che ti accusa di non aver fatto nulla nella vita ed essere riconosciuta solo per un bel Niki sedere. Hai lo sta voglia di per ammazzare. distruggere. Vabbè, ho capito. Stai zitto. No, hanno Guarda No, Niki. ti chiedevo appunto se avevi voglia di distruggere queste accuse infondate su di te. No, hanno ragione. Non Sì, devi ma sai quante abbandonare. tipe hanno un bel culo comunque nel mondo. Ma fa Cioè, bene, vabbè. cioè. Bravo Niki, Grazie. onesto. E certo che bravo Niki, niente di Bello. picchia, fai bene di bravo, eh? Ma Niki intelligente non se la sarà mai presa. Cazzo me ne frega. Giusto. Perfetto, bravo Niki. Ma non è un'altra domanda? L'altra volta hai fatto ingazzare tutti con le tue domande. Ah, infatti non sono per Devo prepararne rompere. altre? Sì, Oh, se questa è la tua cattiveria, nel sì, infatti. senso. No, sono un galantuomo comunque, diciamo, non mi Sentiamo Niki, permetterei secondo me è mai. meglio la risposta. Cioè, solo per. Niki, vogliamo altre domande?
me ancora non me l'avete fatto. Ok, allora, Fubbe, preparate le domande anche per Nick, ok? Vabbè. Hai due minuti. Madonna, quanto hai preparato due minuti? Minchia. Vai, il prima possibile, ok? Il prima possibile, arriviamo, sì, arriviamo, sì, subito. Sì. Aspetta un attimo, due secondi. Facciamo così, Berta, Niki, tempo 5 minuti, grazie mille, Autos 99 per l'euro e 20. Tempo 2 minuti che Fubbe ritorna e siamo pronti con le prossime domande. Vediamo, sono curioso di cosa prepara. Arriva subito. Sì, lasciamo così. Eccoci qua, siamo pronti con le domande. Hola! Sì, ho voluto fare un po', per fare la roba più facile, a fare un po' di analisi del testo delle canzoni di Niki. Telefono orizzontale, per favore. E commentarle con voi, se possibile. Mi sento 7 volte. Prova. Rosso, non senti l'eco tu? No. Ok, posso. Vado? Vai. Ma si incassa. Allora, domanda numero uno. Questa puttana sa di papaya, con il mio cash farà la loca. Come voler dimostrare che le donne vengono con te per i soldi? Come ti senti ora che chiedi soldi a Roberici per spacchettare su FIFA? Però mi sento una puttana che sa di papaya. Quindi sei diventato tu un po' la puttana, diciamo. Sì, però che sa di papaya, quindi una... Oh, ci sta, no? Papa and Boys. Perfetto. Ma che cazzo ne so. Tutto il team si scusa, eh? Sì. Si scusa per la battuta che ha appena... Davvero. Io pure della seconda. Se mi guardo allo specchio mi viene duro, lei mi salta sul cazzo come un canguro. Roberi, ci puoi farci vedere la mossa del canguro? Rosso come fare rosso. Rex, sì. Ok. Ma non si può lei vedere? Scherzo, volevo vederlo, però mi sembra un rifiuto questo. Okay. Oh, vedi tu, vuoi che ti bannano il canale? Beh, no. Però pensa che il clip ne vale la pena, eh. Cioè, davvero ne vale la pena. No, ma comunque preferisco... Vabbè, andiamo avanti. Questa è una domanda un po' più alta, un po' più da letterati. Levo la coca e l'aranciata, all day, all night, puttana e cocaina. Cioè, sono due barre, due canzoni diverse. Non ti sembra di essere un po' anacronistico? No. Mi sai spiegare il significato di anacronistico? Che lo piglia nel culo. Perfetto, Arti! Bravissimo. Credo di avere l'ultima, non volevo arrivare a farla, ma purtroppo il tempo me lo impone. Se TikTok non va, torni a fare le flessioni. Non eri tu quello nato con il trend di Yamamai? Non l'ho capito. Nemmeno io. Io sì. Anch'io. Non l'ho capito. È un po' sottile, cioè, però. È inteso che tu avevi detto quella roba. Se TikTok non funziona anche tu. So. Ma io infatti ho fatto i cazzi miei. Cioè, nel senso, io che cazzo ho detto niente. Era, posso farti solo una domanda? Era una risposta ad un'altra barra di un altro cantante? Sì. Ok. Certo. Per me è già tanto così, Rosso. È felicissimo, Fubbe! Fubbe è contentissimo! Fubbe è felicissimo! Allora, secondo me, Niki, quanto lo vorresti picchiare da 1 a 10, sincero? Io a lui, lui a me. No, lui credo non ti picchi, il contrario, tu a lui. Credo... No, perché? Okay. Dai, è stato bravo. Niki è una persona intelligente. Niki, invece, oggettivamente, se tu mi beccassi in serata e fossi Matteo, mi avresti mai tirato un pugno? No, un pugno no, vabbè. Però uno schiaffo sì. No, tipo, non lo so, ti rovesciamo la bottiglia in testa, piuttosto. Perfetto, un bellissimo messaggio da parte di Niki, ragazzi. Bellissimo messaggio. Invece tu, Berta? Ma no. Se io non fossi stato il Rosso e fossi stato Matteo, come mi avessi trattore? Ma tu non saresti nel privé se non fossi il Rosso. Esatto, ti avrei fatto cacciare dal privé sicuro. Bellissimo messaggio. Come tratti tu fan Berta questo? Possiamo... io vorrei fare ingelosire Berta. Posso farti ingelosire? Vai. Abbiamo un regalo. Già riuscito. Vai, scusami, volevo fare un po' di. Vai, Fubbe, sentiamo la minchiata. No, ho visto, mi è capitato mentre ero sul bagno di vedere che Roberce che annuncia il fatto che Niki, mentre si frequentavano, si era fatto un'altra ragazza. In che senso? Allora? Parliamone. In che senso? Sto parlando con lui. È vero. No, mi è apparsa la clip, niente di... Non l'ho capito. Magari... raga, è uscito fuori oggi parlando che nel periodo iniziale della nostra frequentazione ha chiavato una tipa e anch'io ho chiavato un tipo. Cornuti!
Con il cazzetto, okay. Giusto, Niki? Però la stavamo insieme, quindi... E aveva il cazzetto? Cosa vuol dire? No, lui ha detto che aveva il cazzetto, ragazzi. Ah, ok. Valero, sei incazzato per il cazzetto? Vabbè, Valero, non è che sei incazzato per il cazzetto, cioè, tranquillo. Cosa c'è di male? Cazzo, non c'è nulla di male, Valeria. No, niente, no, beh, no, stiamo scherzando. Chiediamo, Angelica, secondo te, se io avessi il cazzo piccolo... Se io avessi... No, capito. Avessi perché il condizionale, scusami. Se io perché non so se nemmeno... Zitto. Se io avessi il cazzo piccolo, tu come mi tratteresti? Vabbè, come ti tratto ora, cioè non so le tue dimensioni, quindi... No, è giusto così. Ma... Se ti inviassi una foto ti scandalizzerebbe? No, no. Oh, gioco. Minchia. C'hai mai le palle. Sì, vai, fallo. Non c'hai mai le palle. Fallo, dai. Non c'hai mai le palle. Ah, tu la consideri molestia, Angelica? No, no. Oh, perfetto. Beh, almeno io lo conosco. Non c'hai mai le palle. Come si chiama? Come ti chiami? Angelica Ferrari. E ce ne sono 37. E sui... Su WhatsApp te la giro. Te la manda su WhatsApp. Ma facciamo il dick rate? Vai te. Aspetta. Non vorrei che sia... Non lo stai mandando ovviamente realmente, stai mandando la foto del criceto. No, però mandalo con quella che si elimina. Aspetta. Rosso. No, io voglio quella che rimane. Rosso, stai mandando una foto del criceto, giusto? Sì, ovvio. Sì. Fai te. Aspetta. Raga, posso te lo sto facendo intorno tipo duro. Minchia. Ti dirò. Mandala pura ribaric. Ok. Fai te. Ok, aspetta, reagisci quando ti chiamo. A cosa sto assistendo esattamente? Ma devo uscire, come faccio? Ma non uscire, vai su WhatsApp? Porca zia, porca. Scusa Niki, scusa Berta. Ma che roba è? Vabbè, bene così. Bene. Visto, frate? Ok, no, ovviamente stia scherzando, chat, Twitch, stia scherzando, ovviamente non vedo una foto del cazzo di una ragazza. Era la foto di un gioco. Comunque, era la foto di uno più fortunato di lui. Cosa? Era la foto di uno più fortunato di te, immagino. Ma secondo voi gli manda il questa cazzo? Questa è una fake news, la foto era mia ovviamente. No, comunque, Niki, Berta, se doveste descrivere l'altra persona come aggettivo, come la descrivereste? Dotato. Che cucciolo, innamorato. Scusa. Porca. Porca? Porca? Come finisce porca? Porca. E tu invece, Berta? È l'unica parola, veramente? No, porca, simpatica. Femmina. Te invece, Berta? Porco. Porco? È una bella coppia di porchi. No, è un bravo ragazzo, mi tratta bene, molto veramente rispettoso, ha dei valori, un uomo di valore, no, e non sono ironica, giuro. E se tu fra 3 mesi dovessi scoprire che hai 12 corna, è sempre un uomo di valore? Un in più, un in meno. Sì. Perfetto, no. Perfetto, un bellissimo messaggio sempre da parte di Berta. ci sta. Comunque, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere passati, Niki, poi ti giro tutte le mie canzoni. Aspetta che mi hanno girato, mi sa, un mashup per te. Vediamo 2 secondi. Arrivo subito. No, non me l'hanno girati. Vabbè, la prossima volta lo farò sentire. Comunque, Niki, ci salutiamo. Grazie Berta per essere passati, grazie mille ragazzi. Ciao raga. Ciao. Bravi, bella coppia.